Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, video di oggi tratterà sui problemi di autostima. Per chi non lo sapesse, l'autostima è la stima di se stessi. Ci sono un sacco di persone che, soprattutto ragazzi, che non ne hanno per niente, altre che ne hanno poca, altre che addirittura ne hanno elevata, quindi più del normale. Però io adesso voglio parlarvi dei problemi di bassa autostima. Io ragazzi, per chi non lo sapesse, sono una di quelle. Il video di oggi non tratterà sul perché io soffro di bassa autostima, perché altrimenti farei un video totalmente diverso di quello che voglio fare, cioè parlo di me e basta. Infatti su questo farò un video a parte, penso che uscirà, farò uscire forse domani. Vediamo un pochettino come mi organizzo. Comunque, adesso vi dirò le cause. Perché ci sono questi ragazzi con bassa autostima o che addirittura non ce l'hanno. Mi sono documentata perché alla fine ho imparato che ognuno di noi è padrone di se stesso, cioè che non serve andare da uno specialista che ti va a dire tu soffri di bassa autostima perché nessuno meglio di noi può saperlo, però comunque mi sono voluta documentare per dirvi le principali cause di bassa autostima, che purtroppo la colpa non sempre è della persona stessa, ma delle cause appunto. La prima causa sono gli stereotipi che noi vediamo in televisione, cioè noi siamo abituati a vedere la classica modella che ha le gambe slanciate, magrolina, piedi stupendi, magari seno rifatto anche, perché se lo rifanno anche. E allora, casomai, se capitano delle persone che sono formate in maniera un po' diversa, dicono se quella è modella, allora lì stanno facendo passare bello quel genere lì, allora io non sono bella, allora io sono inferiore, perché io voglio essere bella. È qui che sbagliamo, perché in realtà ognuno di noi è bello a modo proprio. Io conosco, ragazzi, mi dispiace a dirlo, cioè mi dispiace perché parecchi di noi credono che essere grassi vuol dire essere brutti. Bene, io conosco l'estetista che mi faceva le sopracciglia, ma adesso non ci vado più. Perché con questa cosa delle nuove restrizioni non so quando ci tornerò. Fatto sta che lei ha problemi di peso, però io non l'ho mai vista come una persona brutta. Anzi, lei secondo me farebbe invidia a un sacco di modelle che si vedono in televisione. Questo per dirvi che poi, sinceramente parlando, io modestamente parlo per me, modesto parere mio. Io non ci vedo proprio niente di bello in uno scheletro che cammina, che sfila sulle passerelle. È meglio una donna più in carne che una donna malata. Scusate lo sfogo, però ci siamo capiti, perché l'anoressia, ci sono ragazze che muoiono di anoressia, muore una modella all'anno, si dice, quindi stiamoci attenti, perché non sempre quello che fanno passare in TV è una cosa bella e buona, quindi stiamoci attenti. Secondo motivo per cui una persona può avere problemi di autostima è la famiglia, cioè i genitori. Perché prendiamo ad esempio una famiglia che i genitori non fanno altro che dire al figlio: tu figlio mio sei un fallito, tu non hai concluso niente nella vita, tu sei così, tu specchiati a tua sorella, specchiati a tuo fratello, specchiati ai tuoi cugini, loro sì che sono meglio, loro hanno fatto quello, tu invece non lo fai. Cioè, magari anche se il genitore lo fa per spronare il figlio, però si ottiene l'effetto contrario, il figlio si sentirà un fallito perché dice: se come lo dicono pure i miei genitori, allora evidentemente io sono fallito, sono inferiore agli altri. Ed è una cosa sbagliatissima, proprio sbagliatissima. Il terzo motivo, praticamente la terza causa è la scuola. Cioè, a volte capita di sentire dei ragazzi che vanno a scuola e ci sta un maestro o un professore che per qualche strano motivo ce l'ha con loro
quindi magari questo professore se ne esce con frasi che non dovrebbe dire, tipo, tu ti metto 4 anche se sei andato da 6 perché ti voglio spronare a fare meglio, ma così non sproni a fare meglio. Perché so che tu sei bravo, allora così. No, tu invece il 6 me lo metti proprio perché sono bravo. Oppure, che ne so, un professore che se ne esce all'alunno che dice tu nella vita non farai nulla, non farai nulla perché magari c'hai sempre la media del 4, quindi non farai nulla, che c'entra? Ci sono dei geni che a scuola andavano malissimo, eppure una volta usciti hanno scoperto cose importanti, quindi la scuola non è tutto. È quello che dovrebbero capire certi insegnanti. E io ci sono passata purtroppo. Però poi su questo farò un video a parte perché non mi va di parlarne in questo video, perché altrimenti poi diventa un altro genere di video. Quarto punto è il bullismo, cioè se per esempio un ragazzo va a scuola e viene escluso. Oggi, domani ricevo un calcio, dopodomani ricevo un insulto, cioè alla fine questo qua passerà tutta la vita a credersi sbagliato, a credersi un fallito, a credersi che non vale niente. Purtroppo anche questo punto io ci sono passata, posso confermare, perché se andate a vedere un po' indietro nei miei video, ci sono dei video in cui io parlo anche di bullismo, sia fisico che psicologico. Forse è per quello che soffro anche di bassa autostima. Infatti farò un video a parte, come ho detto, come vi ho già detto, sulle cause che hanno scatenato in me una bassa autostima, però non mi va di farlo in questo video, tutto qui. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!